Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ricicla Tech, la rubrica di Ricicla TV dedicata all'innovazione tecnologica nel mondo dei rifiuti. Oggi partiamo parlando di riciclo delle batterie al litio. Tante volte ci siamo domandati come gestirle una volta esauste. Ecco tutte le novità. Dalle batterie dei dispositivi elettronici di uso comune come quelle di computer o smartphone fino ad arrivare a quelle di ultimissima generazione che alimentano le automobili ibride. Oggi pensare a una filiera del riciclo degli alimentatori è diventata una priorità. In effetti non è stato ancora pensato un sistema sicuro ed efficiente che consenta di riciclare le batterie a base di litio. È necessario trovare un modo e fare presto perché secondo le stime di Bloomberg, una delle più autorevoli agenzie di media mondiali, nel 2025 l'ammontare complessivo delle batterie usate disponibili sarà pari a 95 gigawatt. E anche la produzione annua globale di litio è di circa 35.000 tonnellate a fronte dei 18 milioni di riserve accertate disponibili in tutto il mondo. Di questo passo non avremo problemi di approvvigionamento per alcuni secoli, ma il quadro potrebbe cambiare rapidamente se l'auto elettrica si dovesse diffondere in modo esponenziale. Quello di cui stiamo parlando dunque è tutt'altro che prematuro. Tanto per fare un esempio, tra qualche anno le prime generazioni di vetture ecologiche saranno da rottamare e sarà lì che sorgerà il problema. Ma che fare delle migliaia, se non addirittura milioni di batterie in tutto il mondo? Meglio quindi non farsi cogliere impreparati e iniziare a studiare dei sistemi orientati al riciclo, se non addirittura al riuso. La stessa Nausica Orlandi, presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, osserva che a oggi non esistono impianti di riciclaggio specifici per le batterie agli ioni di litio, oppure prevedono ancora metodologie molto complicate che potrebbero creare problemi di impatto ambientale a lungo termine. In particolare si punta sul riciclo di cobalto, raro e costoso metallo e fondamentale per la possibilità di produzione di batterie nel futuro. È per questo che l'Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del CNR, in collaborazione col Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, già da qualche tempo sta studiando un modello di riuso delle batterie al litio che punta al riutilizzo degli accumulatori di qualsiasi composizione chimica, a eccezione di quella al piombo o, in alcuni casi, al trattamento delle batterie esauste allo scopo di recuperarne i metalli definiti critici per scarsità, pericolosità o questioni geopolitiche, e fra questi sono presenti anche il litio e il cobalto. I ricercatori di Lux Research, società d'analisi americana, sostengono che al riutilizzo è da preferire il riciclo di alcuni elementi per poi impiegarli in dispositivi freschi di fabbrica. Questo perché il problema delle vecchie batterie è che il loro rendimento può essere critico anche dopo un'accurata rigenerazione, limitando la seconda vita a impieghi poco stressanti, quindi con una frequenza ridotta di cicli di carica e con una minore capacità di accumulo. Anche se, stando a quanto sostengono i ricercatori, il costo del riciclo sarebbe molto elevato perché il prezzo del litio potrebbe oscillare dai 4.000 ai 6.000 euro a tonnellata. È una sfida questa che case automobilistiche e colossi dell'elettronica stanno provando a cogliere perché i prodotti di oggi diventeranno rifiuti di domani e quel domani è già qui. Le batterie per smart device hanno un ruolo sempre più centrale nell'economia globale, così come i materiali che si utilizzano per costruirle, soprattutto il cobalto che viene estratto principalmente in Congo, talvolta violando i diritti umani. E ora che i prezzi sono saliti alle stelle e anche le riserve cominciano a scarseggiare, i colossi dell'high-tech hanno deciso di recuperarlo dai dispositivi a fine vita. Hanno un design inimitabile, schermi curvi ultrasensibili, girano video in 4K e si ricaricano in soli 10 minuti. Stiamo parlando di smartphone di ultima generazione, tra questi c'è Samsung, colosso di Seoul, e il primo produttore a livello mondiale di telefonini davanti a Apple e ai cinesi di Huawei. Solo qualche settimana fa l'azienda sudcoreana ha comunicato che intende sfruttare il cobalto recuperato dalle batterie usate dei suoi smartphone per poi utilizzarlo negli accumulatori che alimentano i motori
elettrici delle auto. Ad annunciarlo agli analisti internazionali è stata direttamente Samsung SDI, azienda affiliata a Samsung Electronics Company e specializzata nella produzione di batterie. Secondo Recycling International, autorevole magazine di settore, la divisione batterie del grande produttore di elettronica sarebbe intenzionata a recuperare il cobalto da smartphone e tablet giunti a fine vita. Il motivo? Le riserve mondiali iniziano a scarseggiare ed è importante trovare una nuova fonte di approvvigionamento alternativa alle miniere. Basti pensare che lo scorso anno il fabbisogno mondiale di cobalto ha raggiunto le 12.000 tonnellate e si prevede che nel 2026 ne serviranno almeno 95.000. Ma non solo, anche i prezzi sono lievitati. Nel corso del 2017 il prezzo del cobalto è aumentato esponenzialmente, arrivando a $75.000 a tonnellata al London Metal Exchange, la borsa dei metalli di Londra, una crescita del 129% rispetto al 2016. Ecco quindi che la situazione potrebbe essere a portata di mano: riciclare le batterie di vecchi smartphone e tablet. Il dato confortante è che la corsa al riciclo di cobalto potrebbe diventare sempre più frenetica, considerando la rapida crescita della domanda di cobalto da parte di aziende che si occupano di batterie e high-tech. Il recupero dei minerali delle batterie esauste, secondo gli analisti, potrebbe mettere sul mercato altre 25.000 tonnellate entro il 2025. Con l'obiettivo di rendersi autosufficienti nella fornitura di cobalto, Samsung intenderebbe acquisire una quota di un'azienda dotata di tecnologia di riciclo e firmare un accordo per assicurarsi un approvvigionamento a lungo termine di cobalto. Tra i potenziali partner si fanno i nomi della belga Umicore e dell'americana American Manganese. In precedenza Samsung aveva annunciato di essere pronta a produrre batterie per veicoli elettrici con un contenuto di nickel sopra il 90% con solo il 5% di cobalto. A tale proposito è importante ricordare che i giacimenti minerari più ricchi della Terra si trovano in Africa, paese al centro della frenetica corsa globale per il cobalto a basso costo. Il 60% viene dal Congo e a soddisfarne la domanda sono operai, anche bambini, che lavorano in condizioni difficili e pericolose. Insomma, a beneficiare della corsa al riciclo delle batterie non sarà solo il pianeta, ma anche i diritti umani. Le auto ibride ed elettriche sono il futuro, anzi il presente. Con l'aumento della produzione di questo particolare tipo di vetture, però bisognerà cominciare a porsi anche il problema della corretta gestione delle loro batterie. Lo sanno bene i giapponesi di Toyota, che stanno provando ad implementare una filiera del riciclo. Con l'invenzione delle auto ibride abbiamo indubbiamente ficcato il naso nel futuro. Questa innovativa tecnologia, data dall'unione di un motore termico e uno elettrico, permette di ridurre consumi ed emissioni senza rinunciare alle performance. E i numeri danno ragione: da gennaio a ottobre del 2017 il comparto è cresciuto del 72,6%, ma la cosa che conforta è che la diffusione di auto ibride è destinata ad aumentare ancora da qui al 2021, quando il tetto delle emissioni sarà abbassato dai 160 grammi per chilometro di oggi ai 95. Persino Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat Chrysler, dal Salone dell'Automobile di Ginevra ha annunciato che nel 2019 a Francoforte la multinazionale è pronta a presentare la prima Ferrari ibrida e poi ha dichiarato arriverà anche il SUV, perché gli sport utility sono sempre più richiesti. Se da un lato però queste automobili danno una mano all'ambiente, dall'altro lo colgono di sorpresa. Le vetture del futuro utilizzano oggi moderne batterie, come quelle a ioni di litio, che accettano fino a 3 volte più cicli di ricarica rispetto a una batteria al piombo e funzionano meglio nei climi più freddi. Tuttavia, per molto tempo il dibattito ibrido sì o ibrido no è stato alimentato proprio dal tema dello smaltimento della batteria, per la quale la filiera del riciclo non è ancora completamente sviluppata. Cosa fare quindi dei generatori una volta che la loro capacità di alimentare motori elettrici viene meno? Secondo i tecnici Toyota, una soluzione ci sarebbe ed è orientata al riuso. Quando un singolo pacco batterie riduce le proprie performance e non è quindi più adatto a un'automobile, non è detto che non possa essere ancora utile. Unite ad altre batterie, anche loro con ridotte capacità, può continuare a produrre energia. Ed
da qui che prende vita l'idea di Toyota, che insieme a Chubu Electric Power, società giapponese che eroga servizi elettrici, ha dichiarato di voler dar vita a un progetto che prevede il riutilizzo delle batterie derivate dalle auto elettriche. Come? Creando dei centri di stoccaggio dove poter combinare le batterie usate anche con livelli di prestazione ridotti e riutilizzarle per la regolazione della domanda di energia. Il progetto prevede la costruzione del primo storage battery system, cioè un accumulatore di energia con circa 10.000 batterie al nickel in disuso con una capacità di 10.000 kW. Lo scopo dei centri di stoccaggio sarà quello di unire le forze degli accumulatori e creare super batterie di emergenza per infrastrutture private e pubbliche in caso di blackout o fluttuazioni di elettricità. Questo potrebbe sembrare un modo per rimandare il problema a un domani indefinito, ma nell'accordo tra Toyota e Chubu c'è anche un progetto di riciclo che prevede il recupero di materia dalle batterie ormai inutilizzabili. Insomma, le criticità legate alla diffusione dell'auto ibrida iniziano a sgretolarsi e dall'Oriente arriva un vento nuovo che fa del rispetto dell'ambiente la sua pietra miliare. Questa puntata di Ricicla Tech termina qui. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.